Vediamo come si va a sostituire un'immagine all'interno del Revolution Slider su un sito creato in WordPress. Questo è il front-end del sito e questo è lo slider che andiamo a cambiare. Mentre questo è il back-end. All'interno del back-end andiamo a cercare nella tab a sinistra Slider Revolution, che è quello che ci interessa. All'interno abbiamo tutti gli slider creati per questo sito. E qui abbiamo la prima, che è quella in home. È arbitrario che sia la prima, bisogna ricordarsi il nome che si è assegnato nel caso ce ne siano più di una, come in questo caso. Si va a selezionarlo e qui abbiamo le nostre slide. È già selezionata la prima, qui infatti c'è l'immagine di riferimento. Andiamo su Media Library e andiamo a caricare un nuovo file. Io ho appena salvato delle grafiche sulla scrivania, per cui ne seleziono una. Vado a inserirla all'interno della mia libreria media. Una volta che il file viene caricato, adesso non appena me lo carica, vado a premere su Insert, in questo modo il file è caricato, ma non è ancora terminato perché gli devo dire Salva slide. In questo modo, andando a fare refresh su questa pagina, probabilmente bisognerà farlo un paio di volte. Ah, invece l'ha già preso. A volte servono due refresh o anche svuotare la cache, ma in questo caso l'ha già preso. E questo è semplicemente come si modifica l'immagine nello slider di un sito web. Per modificare il link di riferimento all'interno di Revolution Slider è necessario selezionare, dopo aver selezionato Slider Revolution dalla barra del menu, è necessario selezionare la slide per cui si vuole aggiornare il link. Qui in questo menu c'è la sezione Link e SEO e qui c'è Sede Link. È sufficiente andare a sostituire il vecchio link con il nuovo link o inserire un link se non ce n'è nessuno. Dopodiché si preme su Salva slide. Lo si può fare sulla prima slide e sulla seconda. Si va a inserire un nuovo link e di nuovo si va a salvare. E così si aggiornano i link che rimandano alla pagina dallo slider della nostra homepage.